Cari amici di radiofonica.com, ben trovati in questa nuova puntata di Radiofonica, ovviamente, certo. Siamo qui con un nuovo ospite che è Nartico, in arte, è un ragazzo cantante. Ciao, Nartico! Ciao, ciao a tutti. Ciao, come va? Tutto Bene, come stai? Tutto a posto? bene, tutto bene. Sì, questi giorni c'è un bel tempo, un bel sole, perfetto per fare un po' di musica. Sto suonando un po' in giro questi giorni. Siamo contentissimi. Allora, Nartico, a proposito appunto di musica e della tua carriera, ci incuriosisce tanto il tuo nome, Nartico. Vuoi raccontarci un po' come nasce? No, guarda, Nartico è semplicemente l'unione della. Mi serviva qualcosa di diretto, di più. Che arrivasse dritto un po' come la mia musica, come il messaggio che cerco di dare con la mia musica. E Nartico è l'unione fra il mio vero nome, che è Nicolò, e la parola arte. È qualcosa di molto. Che è venuto molto, in modo molto naturale e molto diretto, ecco. È un binomio perfetto, direi, proprio appunto il nome tuo naturale con arte Nartico. Non ci avevo mai pensato in realtà a questa simbologia, Sì, quindi molto interessante. Senti. proprio nella mia musica cerco comunque di raccontare la realtà che vivo e di raccontarmi in prima persona, quindi è un po' una seconda voce la mia musica, quindi era importante per me che ci fosse anche una parte veramente di me anche proprio nel nome. Senti, Nartico, come ti inserisci nel panorama musicale? Quindi come nasce il tuo progetto? Allora, io inizio a scrivere canzoni a 16 anni, ovviamente, anzi a pubblicare le prime canzoni a 16 anni, ho iniziato un pochino prima e ho avuto la fortuna di iniziare come autore, come paroliere e di piazzare di alcuni singoli, mi vengono in mente adesso i Camaleonti, ho avuto l'onore di dare un brano ai Camaleonti che poi è diventato il singolo del loro disco. Quindi di poter fare molte esperienze, di scrivere insieme a Bobby Solo e quindi di iniziare come autore, per poi piano piano affermare il mio percorso personale e arrivare a una musica che mi identificasse, che mi rispecchiasse, e quindi poter proporre una proposta appunto musicale più identitaria, ecco. Io ho visto che tu hai scritto, cioè hai cantato, non so se anche scritto, anche una canzone con Memore Migi. Quindi mi incuriosisce un po' anche il vostro rapporto e la vostra collaborazione. Allora, guarda, partendo dal rapporto che ho con Memo, ho avuto l'onore di poter partecipare a questo progetto. Lui voleva uscire con una canzone ironica, divertente, che comunque rispecchiasse anche questo lato, perché si è sempre visto Memo Remigi, giacca e cravatta, che faceva Innamorate a Milano, quindi canzoni comunque più ballad, più serie. In questa canzone si lascia un po' andare e a lui era subito, mi aveva ascoltato in altri lavori e gli era piaciuta la mia scrittura, il mio polso e quindi mi ha chiesto di partecipare con lui alla canzone. Io ovviamente sono stato super super entusiasta perché conoscevo la sua personalità, quindi molto ironico, molto super autocritico nei suoi confronti, autoironico per le partecipazioni che fa, insomma, e che ha fatto a Propaganda Live, ha un ruolo principale e si mette sempre in gioco, e quindi ho accettato di buon grado. E ci ha portato numerose presenze in Rai, da Teleton a oggi un altro giorno, l'estate in diretta. Abbiamo potuto fare un po' di trasmissioni e devo dire con onestà assoluta che ci siamo veramente divertiti ogni singola volta, perché lui è un ragazzino, cioè mi sembra di parlare con un mio coetaneo. Però mi insegna tantissimo ogni volta e mi fa veramente scuola. Poi tu, quindi prima mi dicevi, dice, mi avvicino alla musica molto giovane, no? Avevi 16 anni. E quindi io so che anche tuo papà è molto appassionato di musica, c'è in qualche modo anche la sua influenza. Sì, io ho iniziato proprio a studiare chitarra e pianoforte da bambino e poi a scrivere canzoni. Diciamo che papà è appassionato di musica, sì, però è un autore importante a livello nazionale, ha scritto brani per
per Emma, Alessandro Amoroso, Mina, Renato Zero, Gianni Morandi, insomma, molti grandi. Ha avuto la possibilità di collaborare con Morricone, quindi vedere anche lui che comunque sin da quando ero piccolo scriveva ad esempio in salone canzoni che poi sentivo ricantare in TV, magari da Emma piuttosto che da Alessandro Amoroso, è stata una spinta che mi ha stimolato anche per far uscire il mio stile personale di scrittura e la mia personalità, ecco, musicale. E da un punto di vista proprio anche artistico, come ti organizzi e gestisci la tua produzione musicale? Ah, devo dire che dedico moltissimo tempo alla musica, ma come è giusto che sia, in ogni tipo di lavoro c'è tot tempo che viene dedicato, come fossero orari di ufficio. Poi nella musica è un pochino più volatile perché è tutto autogestibile, fortunatamente, però dedico molto tempo alla scrittura, molto tempo alla preparazione dei live, quindi è una parte che viene che non è trascurata, perché cioè che spesso è trascurata perché quando si va live spesso non si guarda il lavoro che viene fatto prima, ma molto tempo alla preparazione dei live. E poi la parte più divertente, più di rilascio, insomma, delle energie, che è tutta la parte della serata e della musica dal vivo. Ecco, a te piace molto la musica dal vivo, proprio ti entusiasma il pubblico proprio dal vivo. Allora, tu ci hai detto giustamente, io in questi giorni mi esibisco nelle piazze, ma ho visto che tu hai anche un bel pubblico social, che sei molto attivo sui social. Quindi vuoi spiegarci un po' questo rapporto con il pubblico, come lo vivi? Io dico sempre di essere molto fortunato, perché comunque avendo comunque, sì, allora, serate live dal vivo in locali piuttosto che spazi, insomma, diversi, in vari contesti live, e appena un secondo cerco di andare a suonare in piazza, in strada, perché è un approccio diverso alla musica, è proprio una condivisione diversa e cerco di condividerla anche sui social con le persone che mi seguono. Ho avuto la fortuna di poter fare alcuni lavori nel mondo dello spettacolo, per cui le persone che seguivano personaggi, ad esempio, con cui ho scritto, con cui ho collaborato, che poi adesso sono miei amici, sono rimaste in contatto con me e si sono affezionate alla mia offerta musicale. Quindi è una cosa per cui ringrazio veramente ogni volta, e cerco di tenere più vivo possibile l'interesse e l'attenzione, ma l'unica cosa che posso fare è veramente proporre musica che sia degna d'ascolto, comunque che ci sia, no, una certa qualità d'ascolto. Poi ringrazio sempre per tutto l'affetto che mi arriva, ma il mio lavoro è questo, è fare il musicista. Ecco, quindi tu vorresti raggiungere il pubblico oltre che con appunto magari dei messaggi, no, anche proprio attraverso i tuoi brani, proprio anche con la qualità stessa della canzone, giusto? Sì, una cosa a cui tengo in particolare è la scrittura. Io, nascendo proprio autore e soprattutto paroliere, tendo molto a fare attenzione alla scrittura del brano, nella fase della scrittura. Quindi, come dico sempre, la mia voce è una, è quella lì del mio corpo. Poi attraverso la scrittura è come se avessi un altro tipo di voce. Quindi la mia voce è un mezzo per far parlare la mia scrittura, e questa qui è una cosa che tengo sempre a ribadire, perché poi mi rispecchio nelle cose che scrivo, e quello che scrivo provo a farlo arrivare a più persone possibile. Il palco che hai vissuto con più emozioni qual è stato? Se c'è stato, allora, altrimenti quale potrebbe essere? Allora, guarda, una risposta, diciamo, tattica potrebbe essere il prossimo palco che farò, perché c'è sempre un'emozione particolare. Una cosa che vorrei cercare di mantenere, e che finora sto cercando di mantenere, è l'emozionarmi ogni volta che sono dal vivo, che possa essere in strada, ma anche, insomma, in palchi più importanti. Quello che finora mi ha emozionato di più e che mi ha dato più a livello proprio umano è stato sicuramente la diretta su Rai 1 pomeridiana. Diciamo che
esibirsi e fare la, ovviamente la prima, perché poi dopo ci si fa un po' l'abitudine, ma la prima diretta televisiva nazionale su Rai 1 è stata un'emozione, perché ovviamente c'era un mondo pieno di completamente diverso, no, da quello che era abituato a fare, quindi spettacoli dal vivo in strada, certo, e tutte queste pubblico telecamere televisivo, che si muovevano, si incrociavano, esattamente, è qualcosa che mi ha emozionato e qualcosa che mi ha arricchito moltissimo. Ecco, e allora, a proposito della tua musica, adesso a marzo è uscito Tempi Moderni, che è l'ultimo sì. brano, no, che hai pubblicato. E senti, ma è una riflessione molto profonda, anche secondo me, sulla società. Tu cosa pensi, quindi, di questa società? Vuoi darci un messaggio? Allora, guarda, sono convinto che la cosa migliore per noi cantautori, per chi scrive canzoni, cercare di esprimersi attraverso la musica, sia proprio appunto cercare di far parlare i testi, cercare di far parlare le canzoni. Devo dire che Tempi Moderni è una canzone che mi sta regalando molte soddisfazioni e che è fortemente ironica, cioè c'è un lato mio sia personale di voler staccare, di voler divertirsi, perché anche come ritmica, come mood è comunque questo, ma c'è un lato anche più riflessivo in un certo senso che ci porta a pensare più alla realtà, però è sempre in una chiave ironica, in una chiave soprattutto di canzone leggera. In genere quali tematiche ti piace trattare? Allora, la canzone che scrivo principalmente è una canzone che tende a rispecchiare quello che in qualche modo devo buttare fuori, quindi spesso lo faccio uscire, spesso lo dico, lo scrivo più che per tatticità, fra virgolette, per bisogno proprio mio, cioè ho bisogno proprio di mettere le parole scritte su un foglio e di poter esprimermi in questo modo. Quindi il pezzo che viene fuori è un rispecchiare la mia visione del momento. Mi piace trattare anche di temi più importanti, perché comunque sempre con leggerezza e con ironia, però credo che la funzione della canzone sia anche questa, la funzione della canzone d'autore sia storicamente questa, che non si debba perdere insomma in altre vie, ecco.